Auguri di una buona giornata, benvenuti a questa nuova edizione di Studio TG. In apertura oggi dobbiamo tornare a parlare di cronaca con un nuovo caso di un operaio che è rimasto schiacciato a Massa, sempre per quanto riguarda i lavori alle cave. Un altro morto nella zona dell'Apuana, aveva 61 anni, viveva a Marina di Carrara. Di fatto si tratta di Carlo Morelli, un operaio che questa mattina è stato schiacciato da una lastra all'interno di un laboratorio a Massa. Aveva 61 anni, come detto viveva a Marina di Carrara. La ASL ha fatto una prima ricostruzione di quanto accaduto assieme ai carabinieri. Poco dopo l'avvio dell'attività, l'uomo insieme ad alcuni compagni di lavoro stava caricando alcune lastre quando è stato travolto dal carico. La vittima lavorava in una cooperativa. Il 14 aprile sulle cave delle Apuane e sopra Carrara morirono due cavatori a causa di una frana, come ricorderete. Queste le immagini che furono registrate all'epoca dai vigili del fuoco, e di fatto quindi non si arrestano i morti sul lavoro per questo settore che, come si sa, in Toscana è quello che provoca più incidenti sul lavoro, in particolare nella zona appunto delle cave di Massa Carrara. Naturalmente torneremo a parlare di questo, intanto la notizia è arrivata proprio pochi minuti fa e quindi per questo era importante aprire il nostro telegiornale con questo. Ma è stato un weekend importante anche dal punto di vista politico, soprattutto a Sesto Fiorentino, dove si corre per le amministrative il prossimo 5 giugno. Sono chiuse ormai, è stata chiusa la consegna delle liste, quindi tutti i partiti in campo hanno presentato le loro, in modo particolare si avvicendano le vari personaggi a sostegno dei vari candidati. Sabato è stato anche il turno di Deborah Serracchiani, vicepresidente del Partito Democratico, che è arrivato a Sesto Fiorentino per appoggiare il candidato Zambini, ma ovviamente ha rilasciato dichiarazioni sulle questioni politiche più dirimenti in questo momento a livello nazionale. Sentiamo. La campagna elettorale a Sesto Fiorentino prosegue ed entra nel vivo delle liste presentate in questi giorni da tutti i gruppi politici che il 5 giugno si sfideranno alle elezioni. In appoggio al Partito Democratico, sabato pomeriggio è arrivata la vicepresidente del Partito Democratico, Deborah Serracchiani, che ha parlato delle questioni dirimenti a livello politico nazionale. Beh, lo sono sempre stati, sono in qualche modo la dorsale di quella che è la buona amministrazione. Qui c'è stata e c'è tanta buona amministrazione e vogliamo continuare a farla. Partiamo da Sesto Fiorentino, c'è un candidato nuovo, vogliamo rinnovare anche perché vogliamo davvero rispondere a tutte le nuove esigenze e i nuovi bisogni, e Lorenzo Zambini risponde a queste esigenze, quindi partiamo da Sesto, ma sono importanti ovunque. Ovviamente non sono questi l'anello che può da cui far dipendere le sorti di un governo, ne siamo consapevoli, però siamo anche consapevoli che è importante partecipare bene alle amministrative. Senta Serracchiani, è oggi la notizia dell'avviso di garanzia a Filippo Nogarin e c'è un messaggio anche in chiave questione morale che il PD vuole mandare al Movimento 5 Stelle? Intanto non si può essere maestri di doppia morale, né si può essere giustizialisti a corrente alterna, cioè inflessibili con gli altri e molto comprensivo con i tuoi. Credo che ci sia semplicemente da prendere atto che quando si amministra la cosa pubblica è un lavoro difficile, i 5 Stelle evidentemente proprio non riescono a farlo, ma questo significa però anche capire che cosa significhi l'amministrazione della cosa pubblica e a chi si risponde. Nell'orientare le proprie decisioni si devono rispettare le leggi italiane, non il codice di comportamento della Casaleggio Associati. Sul palco poi insieme alla Serracchiani anche il responsabile giustizia del PD Davide Ermini, il segretario metropolitano Fabio Incatasciato, il segretario Dem di Sesto Alessandro Baldi e ovviamente il candidato Lorenzo Zambini, che per una ventina di minuti ha salutato il pubblico variegato e tranquillo raccolto per l'occasione in piazza del Comune, proprio di fronte all'edificio che per un anno e mezzo ha ospitato il commissario prefettizio e che il prossimo 5 giugno avrà un nuovo inquilino. Parliamo anche di sanità, iniziando però dal nuovo caso di meningite, perché sarebbe in grave condizione la ragazza colpita dal meningococco di tipo C nella provincia di Firenze. Allora facciamo il punto attraverso il servizio di Careggi. Ancora un caso di meningite in Toscana, il 23esimo dall'inizio dell'anno. Si tratta di una ragazza di 19 anni di Campi Bisenzio, non vaccinata, che adesso si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale fiorentino di Careggi. Per lei la diagnosi di sepsi da meningococco, che ha fatto riscontrare ancora una volta la tipologia di meningite di tipo C. Attivate da subito le procedure per la profilassi e per la copertura antibiotica dei familiari e delle persone che nei giorni scorsi hanno avuto contatti ravvicinati con la ragazza.
La profilassi, fanno sapere, potrebbe riguardare centinaia di giovani, in quanto dall'inchiesta epidemiologica è risultato che la ragazza, la sera del 30 aprile, dalle ore 23 alle ore 2:15 circa, si trovava presso la discoteca Hotel di Firenze. L'ASL spiega che dovrà sottoporsi a profilassi solo esclusivamente chi si trovava nel locale in quella data e in quell'orario. La terapia, ricorda l'azienda sanitaria, dovrà essere eseguita anche se già effettuata la vaccinazione antimeningococcica. Dei 23 casi registrati in Toscana dall'inizio del 2016, quello della ragazza è il 17esimo di ceppo C, l'ultimo dei quali riguarda una donna di 70 anni ricoverata a Pisa. Le condizioni della giovane campigiana, fanno sapere dall'ospedale di Careggi, restano tuttavia stabili. Nel frattempo continua la campagna vaccinale intensiva avviata dalla Regione Toscana a partire dallo scorso febbraio e rivolta soprattutto ai giovani, coinvolgendo anche i medici di famiglia. E continua anche il tour intanto della Regione Toscana per spiegare la riforma sanitaria. Questo sabato si è tenuto un'altra tappa del tour dove erano presenti anche il segretario del Partito Democratico in Toscana, Dario Parrini, c'era il presidente Enrico Rossi e anche l'assessore al welfare Stefano Saccardi. Sentiamo le loro parole. Beh, noi siamo convinti che la sanità toscana abbia raggiunto posizioni di eccellenza storicamente perché si è innovata in continuazione ed è nel senso dell'innovazione che vogliamo continuare ad andare. Crediamo che serva una razionalizzazione organizzativa e anche una riforma dell'intramenia collegata alla riduzione delle liste d'attesa che non neghi il valore del rapporto tra libera professione e struttura pubblica, ma che lo vincoli al superamento di uno dei problemi più avvertiti dai cittadini. Sull'extramenia invece pensiamo che ci sia un'incompatibilità totale. Un'altra cosa importante che nel documento che oggi approviamo affermiamo è quella della necessità di pensare alla costruzione di un nuovo rapporto tra pubblico e privato sociale, cioè volontariato e no profit, e anche questo nuovo rapporto va messo al servizio di un miglioramento dell'efficienza delle prestazioni e di una riduzione dei tempi di attesa. Di recente proprio l'assessore ha portato in giunta l'organizzazione per dipartimenti delle nuove aziende sanitarie. Io insisto, penso che questa è una vera e propria rivoluzione della qualità che migliorerà le cure all'interno dei servizi ospedalieri, all'interno delle unità operative, consentirà una maggiore specializzazione e quindi anche una maggiore professionalità di tutti gli operatori. E su questa strada stiamo andando avanti, credo, per mantenere e migliorare se possibile il buon nome della sanità toscana. Come sapete, anche di recente, relativamente all'indagine nazionale sugli esiti, su come si esce dagli ospedali, la Toscana si è confermata prima di gran lunga la migliore rispetto anche alle altre regioni. C'è anche la questione delle risorse, ora il governo sembra che rimpingui un po' le casse anche regionali per quanto riguarda la sanità. Ma è stato dato un miliardo in più per quanto riguarda il 2015, io continuo a insistere sulla necessità di accelerare i tempi per la vaccinazione contro l'epatite C in modo da eradicare davvero questa patologia dal nostro territorio e mi auguro che si continui a tenere ferma la barra sulla sanità pubblica di qualità e per tutti, stando attenti a non farci prendere dalle sirene di chi parla di assicurazioni private, mutualità integrative che non devono andare a toccare i servizi essenziali di assistenza che invece i cittadini devono avere e devono avere se possibile con una qualità ancora migliore. Questo lo so, invece però ha parlato anche di nuovo dell'intramoenia, la regione toscana andrà in quella direzione? Ma io continuo ad essere contrario all'intramoenia e soprattutto all'estramoenia, che è dipendente allo stesso tempo del meccanismo per cui si è dipendente allo stesso tempo dell'azienda pubblica e presso un privato. I cittadini provano ogni giorno purtroppo la risposta drammatica che a pagamento avranno la visita tra pochi giorni e invece nel regime ordinario pubblico bisogna aspettare mesi. Penso che questo meccanismo aveva tanto 15 anni fa, ormai è superato, noi in Toscana abbiamo provato a metterlo in vigore con tutte le attenzioni possibili e nei modi più corretti possibili, ma questo non vieta che il cittadino abbia una differenza di accesso.
adesso, se pago o se non pago. E questo lede un principio costituzionale, quindi la libera professione deve essere abolita per quanto riguarda quella estramenia, quella di chi è dipendente di due aziende, e bisogna allo stesso tempo rivedere profondamente anche la libera professione che si svolge dentro le strutture pubbliche. Assessore, la Toscana è sempre tra le prime in classifica per quanto riguarda le cure, soprattutto nell'oncologia. C'è però ancora un problema di liste d'attesa, alla fine i cittadini si lamentano comunque che gli venga risposto nel pubblico, ci vogliono mesi, nel privato la settimana prossima, come si fa? Naturalmente ci stiamo lavorando, perché noi corriamo il rischio altrimenti di avere un sistema che risponde nel modo migliore e più eccellente alle problematiche più gravi e di più alta complessità, ma che fa fatica a dare risposta forse alle problematiche di minore complessità e che, di cui i cittadini hanno per la maggior parte bisogno, sia che si parli di diagnostica sia che si parli di visite specialistiche. Quindi questo è il tema sul quale naturalmente noi stiamo riflettendo, anche perché abbiamo sentito molte cose sulla libera professione, forse anche un po' strumentalizzate ultimamente, però sicuramente la libera professione non può essere il modo per consentire a chi ha la possibilità di pagarsi una visita specialistica di poter bypassare la lista d'attesa. Quindi l'impegno nostro deve essere prima di tutto di abbattere le liste d'attesa e anche sulle questioni di minore complessità riuscire a tenere le liste d'attesa basse, a dare una risposta equa ai cittadini. Io sono convinta che questo si possa risolvere solo attraverso la responsabilizzazione e la collaborazione con la medicina generale e con le strutture che sul territorio ci sono. Penso per esempio anche al sistema delle farmacie, penso anche alla una collaborazione molto forte con il privato sociale che sul nostro territorio c'è e che svolge già oggi un lavoro importante. È un impegno che ci prendiamo adesso dopo l'approvazione della legge, entro pochi mesi vogliamo dare una risposta forte a questa tematica della lista d'attesa. Io credo che se noi riusciamo poi a risolvere questo problema delle liste d'attesa sulla diagnostica e sulla specialistica, io credo che la sanità toscana possa davvero restare un passo avanti rispetto a tutte le altre. Dal governo circa 1,3 miliardi in più per la sanità a livello nazionale, quanti ne arriveranno alla Toscana e quali sono invece le altre richieste da fare al governo? Arriveranno circa 80 milioni in più di fondo sanitario, ma voglio ricordare che sono già arrivati 10 milioni di contributo per la campagna vaccinale sulla meningite e poi il governo ha messo in moto tante misure sulle politiche sociali, misure straordinariamente innovative che hanno evidentemente un'influenza anche sulla spesa sanitaria, che quindi diciamo il quadro nazionale è un quadro di maggiore sensibilità senza dubbio sul settore sociosanitario. È vero che i bisogni naturalmente aumentano e che questo non vuol dire che siamo in una situazione di paradiso terrestre dove possiamo permetterci di fare qualunque cosa, quindi registriamo questo segnale importante, straordinariamente importante del governo. Questo non ci esime però dal lavorare noi all'interno del nostro sistema per provare a razionalizzare, per costruire un'organizzazione che ci consenta di migliorare in termini di qualità ma anche di risparmiare qualcosa in termini economici. Torniamo a parlare di cronaca, intanto per un'operazione svolta dai Vigili del Fuoco di Firenze. Questa notte, da mezzanotte fino alle 3, sono intervenuti a San Piero a Sieve, in Mugello, in via Cafaggio numero 2, per l'incendio di un garage seminterrato. Sul posto sono intervenuti 5 veicoli antincendio e 16 uomini. Al termine è stato diffidato l'uso del garage e del locale sovrastante, fino a che non saranno eseguiti lavori per ripristinare le condizioni di agibilità. Nelle ultime 24 ore i Vigili del Fuoco in Toscana hanno effettuato complessivamente 118 interventi di soccorso. E sempre di cronaca parliamo questa volta spostandosi a Prato, perché sono finiti sotto sequestro vari immobili in cui si prostituivano ragazze dell'est e anche transessuali brasiliani. Sono state indagate 4 donne, coinvolte anche 2 anziani e fiorentini. Nell'inchiesta condotta dalla polizia sono indagate 2 donne italiane, una romena e una bulgara. Una di queste, con la complicità di 2 uomini, uno di nazionalità bulgara e l'altro romena, faceva arrivare in Italia le ragazze dall'est Europa organizzando tutti i dettagli del viaggio e l'avvio a
alla prostituzione. Coinvolti nell'inchiesta, come detto, anche due anziani fiorentini che avevano concesso la disponibilità di alcuni appartamenti di loro proprietà alla banda senza essere a conoscenza dell'utilizzo però che ne veniva fatto. Le ragazze si alternavano negli appartamenti con cadenza mensile e si prostituivano per loro volontà pagando un canone di locazione giornaliero. In ogni appartamento lavoravano mediamente da 2 a 4 donne che pubblicizzavano le loro attività con annunci anche pubblicati sul web. Torniamo a parlare di politica, parliamo di Sinistra Italiana perché uno dei suoi leader da Torre è stato in Toscana, è passato anche l'assesto fiorentino, prima vedevamo l'arrivo di Deborah Serracchiani per appoggiare Lorenzo Zambini, invece da Torre è venuto per la candidatura di Lorenzo Falchi in piazza sabato mattina, si è spostato però anche in Val di Sieve dove ha parlato al punto del nuovo progetto politico Sinistra Italiana, anche se è finito poi nel turbine, come sappiamo, a Roma per l'esclusione delle liste di Fassina proprio dalla sua candidatura a Roma. Esclusione lì con un ricorso annunciato, però intanto da Torre continua il suo tour in Italia per promuovere il movimento. Sentiamo. Il percorso di affermazione a livello nazionale di Sinistra Italiana comincia in salita con l'esclusione della lista di Stefano Fassina dalla candidatura alle comunali di Roma. Le sue liste sono state infatti respinte dalla Commissione Elettorale Circondariale per vizi di forma non sanabili e la sua candidatura adesso dipende dall'esito del ricorso al TAR. La sfida al premier Renzi per contendersi l'elettorato di sinistra comincia dunque nel peggiore dei modi per il neonato soggetto politico Sinistra Italiana. Proprio in questi giorni, anche in Val di Sieve, Sinistra Italiana sta sondando il terreno per capire quali siano le reali possibilità ed anche per formare e confrontarsi con i cittadini sui grandi temi nazionali e sulle tematiche dei referendum. Così Daniele Vichi, responsabile Sinistra Italiana Val di Sieve, a margine del convegno sulla riforma costituzionale promosso nel comune di Pontassieve. Prima di portare delle proposte, diciamo, sentire anche la loro opinione. Il nostro comitato è molto attivo, ci stiamo prodigando in questo momento per far avere più adesioni possibili per poi arrivare al congresso e, diciamo, far valere anche a livello della Val di Sieve una certa consistenza a livello nazionale. Alla serata era presente anche Alfredo Dattorre, tra i fondatori insieme a Stefano Fassina di Sinistra Italiana, intervistato sul tema della riforma costituzionale. Siamo in presenza non di una riforma ma di una deformazione della Costituzione che punta a destrutturare tutta la seconda parte della Costituzione, il modello di democrazia fondato sulla partecipazione che i nostri costituenti ci hanno lasciato, con l'obiettivo in realtà di disattivare la prima parte della Costituzione, quella della centralità del lavoro, dell'uguaglianza in senso sostanziale, della sanità pubblica, della scuola pubblica. Da questo punto di vista Renzi e la Boschi hanno ragione quando dicono che questa è la madre di tutte le riforme. Una riforma pasticciata che non abolisce il Senato rimane con la quasi totalità dei suoi costi e rimane per dare l'immunità parlamentare a un po' di consiglieri regionali e di sindaci scelti non dai cittadini ma dei partiti. Forse questa sarà una priorità per Renzi, certo non è una necessità della democrazia del nostro Paese. Il processo legislativo diventerà più confuso e soprattutto con l'Italicum i cittadini perdono di nuovo la possibilità di scegliere i parlamentari. Quindi un no convinto a una riforma che toglie potere alle persone, ai cittadini, lo concentra in un governo di un uomo solo al comando che poi rischia di diventare ancora più subalterno rispetto ai diktat europei. Un blitz nella giornata di ieri sul sagrato della Basilica di Santo Spirito contro i venditori abusivi ha portato al sequestro di oltre 670 oggetti e al controllo di oltre una ventina di venditori abusivi. Il blitz è stato effettuato dalla Polizia Municipale, l'intervento è scattato sulla segnalazione di alcuni espositori della Fiera di Santo Spirito in programma proprio ieri nella piazza. I vigili in divisa e anche in borghese hanno individuato, come detto, una ventina di venditori abusivi sulla scalinata. E l'operazione ha portato al sequestro della merce in vendita, circa 670 pezzi di varia oggettistica, casalinghe, abbigliamento, bambole, chincaglieria, occhiali, materiale elettrico ed elettronico. Ringrazio la Polizia Municipale per l'intervento di oggi, ha detto l'assessore alla sicurezza urbana e alla Polizia Municipale Federico Gianassi, ancora una volta testimonia l'attenzione e l'impegno dell'amministrazione comunale sull'antiabusivismo. Così queste le parole di Gianassi, anche se proprio stamattina c'è un sit-in della Polizia Municipale davanti a
alla prefettura a Firenze con le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL unite del corpo di polizia locale, che chiede al governo maggiori tutele e diritti in tutto il territorio nazionale. Devo anche dirvi che a Firenze arriveranno altri 55 militari per controllare gli obiettivi sensibili e quindi naturalmente anche nel contrasto ai possibili atti di terrorismo. È quello che è stato varato da un decreto interministeriale, e quindi l'incremento di personale delle forze armate adibito all'operazione Strade Sicure, 55 soldati che andranno ad aggiungersi ai 100 attualmente presenti sul territorio, portando così la quota fiorentina complessivamente a 155 militari, e nei prossimi giorni sarà determinata la ripartizione territoriale. Cambiamo argomento, parliamo di persone single, genitori single. Proprio per loro infatti è stata messa a punto una nuova tecnologia in qualche modo per dare consulenze gratuite proprio a queste persone che vivono in difficoltà. Vediamo. A me aveva incuriosito questo sito, me ne aveva parlato un amico, ma poi avevo riscontrato anche in più altre occasioni come viene seguito. E quindi avevo voluto conoscere Giuditta Pasotto, colei che l'ha organizzato, pensato e poi ne ha fatto intorno una squadra. E quindi abbiamo pensato a questa occasione per dare una sorta di ufficialità, per dargli anche il senso di una maggiore conoscenza attraverso il supporto che devono avere attraverso istituzioni. L'intuizione è geniale, ovvero un sito attraverso cui comunicare con chi si trova in uno stato di separazione, ai bambini, e spesso vuole avere notizia di quello che può essere il ristorante più appropriato, di quello che può essere il luogo dove organizzare una festa, di quello che può essere un luogo per ritrovarsi appunto anche con gli stessi problemi. I bambini, la dimensione di una vita vissuta attraverso, diciamo, il proprio impegno, un rapporto quasi contrattuale con l'ex partner. E mi sono reso conto che effettivamente ha avuto molto successo. Oggi ho visto coloro che l'hanno organizzato molto contenti di essere qui in Consiglio regionale. È un modo per far capire che le istituzioni sono vicine a chi si trova in una situazione che è una situazione di assoluta normalità, ma che magari presenta qualche problema in più. Le istituzioni sono vicine per poter consentire di risolvere questi problemi. Il portale viene in aiuto dei genitori single sia connettendoli e quindi dandogli modo di creare una nuova rete di amicizie e persone di cui fidarsi, persone con cui empatizzare e quindi alle quali poi appoggiarsi, sia aiuta dal punto di vista psicologico perché riesce a normalizzare la situazione, perché spesso dopo la separazione o il divorzio ci si sente un po' emarginati, si perdono in genere le vecchie amicizie e si ha difficoltà a farne di nuove, e questo è un modo per socializzare sia per noi genitori sia per i figli. Ecco, il portale da quando è che comincerà a essere online? No, è già online. Allora, il portale è online da un anno e mezzo, è attivo in tutta Italia, contiamo più di 10.000 iscritti, a tappeto su tutta l'Italia. Siamo alla situazione del traffico, poi al ritorno parleremo di sport con Fabio Ferri. Da Flores Multimedia ben trovati ancora, Mauro Ciutini in studio, in A1 personale su strada per lavori, siamo tra Chiusi Chianciano e Fabro, in direzione Roma. In A11 attenzione a una perdita di carico tra Prato Ovest e Prato Est, la direzione è quella di Firenze. Lavori in Fipili tra Scandicci e la Strassigna, direzione Livorno. Ricordo sempre sulla Fipili la chiusura per lavori fino al 20 maggio della rampa di decelerazione dello svincolo di Pisa Aeroporto per chi proviene da Firenze. Sulla Bistiberina viene segnalato il fondo stradale di Sestato, disagi tra Canini e San Carlo. Passiamo alla statale 64, la Porrettana, traffico rallentato, c'è un cantiere tra Pavana Pistoiese e Ponte della Venturina al chilometro 30 e 500. È tutto per muoversi in Toscana, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a dopo. Come ogni lunedì ci dedichiamo insomma al day after delle partite della Serie A, anche se ormai saranno poche, ne mancano poche, ne manca una soltanto. Intanto uno 0-0 scialbo, quello tra la Fiorentina e il Palermo, che forse è stato, come dire così, da sottolineare emotivamente soltanto per quello che è stato l'addio di Manuel Pasquale. Ne parliamo naturalmente con Fabio Ferri, che saluto e ringrazio. Ciao Fabio, intanto. Ciao Alessio, sì, decisamente. Una partita che, come hai raccontato, non ha regalato grandi emozioni ai tifosi della Fiorentina, se
non quella davvero forte legata all'addio a Manuel Pasquale. Era di fronte al suo pubblico per l'ultima volta dopo 11 anni e 356 presenze con la maglia della Fiorentina. Sicuramente la commozione di Pasquale poi ha trascinato tutto lo stadio in un ricordo davvero, davvero bello e romantico di quello che è stato il cammino di questo ragazzo arrivato giovanissimo a Firenze e appunto ormai in procinto di andarsene. Io direi di ripartire proprio da qua, dalle parole di Pasquale in Mixed Zone e insomma di commentarle insieme poi al rientro in studio. Dura da mandare giù, però sta l'emozione importante. Firenze è una piazza esigente e aver visto l'amore della gente mi tocca. Cioè non è semplice dopo 11 anni dover dire basta. Sono 11 anni insomma stati importanti perché insomma, Firenze è la mia città, sono nati i miei figli e penso che l'amore che i tifosi, la gente, comunque la società ha dimostrato in questa lunga cavalcata è una cosa che mi tocca. E ti ho detto, uscire oggi non è stato semplice e nemmeno presentarmi qua. Penso che basti l'immagine. Però grazie. Ieri quando mi è stato comunicato che sarebbe finita oggi, è normale che ci resti male, ti arrabbi, ti incazzi, sei nervoso e tutto quello che ci sta, però l'accetto perché sono fatto così e soprattutto no. Devo solo ringraziare la società che comunque la famiglia della Valle mi ha dato questi 11 anni, mi ha dato la possibilità di giocare nel grande calcio, mi ha portato qua ragazzino, mi lascia un pochino più vecchio e quindi posso solo ringraziarli perché comunque hanno visto una crescita. Volevo ringraziare comunque loro, tutta la società, i miei compagni. Però ti ho detto è dura dover dire basta, vado via a Firenze. Però ho detto l'accetto con le lacrime, col sorriso perché sono abituato a guardare avanti e è stata la cosa che alla società avevo detto voglio chiarezza perché voglio ancora giocare, quindi almeno ditemelo prima dell'ultima di campionato in casa perché mi sembrava giusto almeno salutare i miei tifosi e la mia gente che in questi 11 anni potevo sbagliare un gol, un passaggio, un cross, però si sono sempre dimostrati innamorati comunque o comunque un grande affetto nei miei confronti, quindi posso solo ringraziare come ho detto prima la famiglia della Valle per l'opportunità che mi ha dato l'opportunità di crescere e a tutta Firenze perché erano anni che non vedevo un palcoscenico così e soprattutto una tifoseria che ha sposato Pasquale come è stato oggi. E queste dunque le parole di Pasquale, la commozione soprattutto del giocatore della Fiorentina che sa che di fatto questa è stata la sua ultima partita al Franchi da giocatore viola, dunque la grande emozione nel post partita ma anche lo sguardo rivolto al futuro perché ha parlato Pradè del suo ruolo futuro, ha detto saprà qualcosa in settimana, ma Pradè che è stato confermato di fatto da Andrea Della Valle come direttore sportivo della Fiorentina anche per la prossima stagione. Poi anche le parole di Paolo Sosa in conferenza stampa, Paolo Sosa che ormai è diventato cognignicentrico, praticamente nomina il presidente esecutivo tutte le volte che va in conferenza stampa a rivestire proprio di importanza anche il ruolo del presidente esecutivo che dalla prossima stagione probabilmente andrà a incidere ancora di più sulle decisioni inerenti al comparto sportivo, inerenti quindi alla costruzione anche della squadra. Staremo a vedere un ultimo appuntamento di campionato, quello della prossima settimana che di fatto cambierà poco perché la Fiorentina con il punto conquistato contro il Palermo ha ottenuto la matematica certezza del quinto posto dell'Europa League, praticamente siamo in conclusione di stagione.
da ora in poi direi che si accendono le polveri del calciomercato e quindi noi saremo in vostra compagnia per parlare soprattutto della nuova Fiorentina, di quella della stagione 2016-2017. Naturalmente l'appuntamento anche da questa sera sia con Nacco Mazzurro per quanto riguarda l'Empoli che per Viola Express per quanto riguarda la Fiorentina con Erika Calvani a partire dalle 21.20. Intanto noi ringraziamo Fabio Ferri per essere stato con noi. Grazie Fabio, appuntamento ovviamente alle 19, lo ricordiamo, anche con il suo T-Sport per fare il punto anche sugli altri sport, un po' a 360 gradi sulla provincia di Firenze. Vi dico anche che questa sera alle 20.35 tornerà ovviamente Telegram, questa sera ospiteremo Roberto Vinciguerra, non nelle sue vesti sportive, diciamo così, ma più soprattutto su quelle di analista politico, anche vicino al Movimento 5 Stelle, visto che proprio stasera Beppe Grillo arriva a Firenze, ma insomma intorno al movimento creato da Casaleggio e Beppe Grillo, insomma ci sono state diverse questioni negli ultimi giorni, soprattutto quella appunto dell'avviso di garanzia arrivato al sindaco di Livorno Nogarin per il caso AMPS, anche di questo ovviamente parleremo. Quindi 20.35 Telegram, dalle 21.20 invece lo sport. Per Studio TG è tutto, grazie per averci seguito, buona giornata. Thank you.